Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla, da me e da Eivor. Allora, nello scorso episodio ci siamo alleati col Gran Belshire e il clan di Soma. Adesso andiamo a fare il rapporto a Randvi sul Gran Belshire e poi ci stanno dei tizi che sono arrivati, mo vediamo che vogliono. Bello vederti. Grazie per l'entusiasmo. Sono commossa. Siamo alleati con i danesi del Grantbridgeshire. Esatto. La loro Jarl, Soma, ci ha promesso amicizia. Molto bene, Eivor. Queste prime vittorie ci ripagheranno. Yes. È così. E in molti modi. Una delle migliori guerriere di Soma, Birna, ci servirà con la sua lama. È una grande combattente e uno spirito allegro. Credo che si troverà bene. Lieta di averla qui. Bel lavoro. A posto. Eivor, solo per dirtelo, hanno aperto un negozio qui fuori. Un mercante, credo. Quando puoi, chiedigli di che si occupa. Credo faccia parte di una gilda, i Giovani Occhi. O era i Giovani Senza Occhi? Senza Occhi? No, devo essermi sbagliata. Gli Occulti? Chiediglielo tu. Parla con il mercante in visita. I Mille Occhi. Allora, fammi vedere, leggi. Una mia conoscenza originaria della mia regione vive ora in Irlanda. Spera di stringere legami commerciali tra noi e Dublino. Credo che ne trarremo grandi vantaggi. Non so se questo l'ho già letto. Ti chiedo di pensarci su. Azari indossa abiti maschili, un travestimento a cui fu costretta quando viveva nell'est e grazie al quale ha scoperto di non riconoscersi veramente né nei panni di una donna né in quelli di un uomo. Spero di vederla presto alla Ravenstorp. Itam. Vabbè. Allora, però noi qui abbiamo, sì, la mappa delle alleanze. La mappa delle alleanze, però aspetta un attimo. Noi. Allora, una nuova casa. Raggiungi il livello 2 di insediamento. Un incontro voluto da Fato. Con l'aumentare del suo prestigio e la costruzione di nuovi edifici, l'insediamento di Ravenstorp potrebbe attirare altre persone. Ordine di sparizione. Eivor ha accettato di aiutare gli occulti a liberare l'Inghilterra dall'ordine degli antichi per assicurare forza e stabilità alle alleanze del clan del Corvo in Inghilterra. Trovi uccidi, vabbè, tutti i membri dell'ordine, quello si farà man mano che andiamo avanti. Trovo tutte le pagine del codice. Idem ritiene che negli studi degli occulti siano custodite conoscenze perdute. Scopri se è vero. Mille occhi. I Mille Occhi. Vabbè. E... però volevo un attimo vedere la mappa, che tanto dobbiamo andare al... mostrami la mappa delle alleanze, ci dobbiamo alleare con tutti. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Pigliamone un'altra intanto e poi andiamo a parlare con quelli. Allora, qua ci sta uno dei membri dell'ordine, attenzione. Con il mio il clan di Soma ha riconquistato Gran Belshire e ha liberato la regione dall'influenza dell'ordine. Completato. Potenza stimata 90. È troppo per noi. Pigliamoci questa. Dimmi di più sull'Ede Chestershire. Vorrei potermi riunire con Sigurd. Si trova nella città di Repton per incontrare Ubba e Ivar Ragnarsson. A quanto ho capito, sono sul punto di spodestare l'attuale re di Mercia per incoronare un uomo a loro gradito. Un progetto ardito. Potrei raggiungerli e aiutarli come posso. Credo che dovresti. Ok, mi dedicherò a Leatherchestershire. I figli di Ragnar. Bene. Informerò Sigurd e i Ragnarsson promettendo loro il tuo aiuto. Okay. Se fossi in te, andrei in nave. Repton si trova molto a nord, sul fiume Trent. Va bene. Però adesso andiamo a parlare con quelli che sono venuti qui all'insediamento. Vediamo che vogliono. Vediamo se possiamo anche fare l'upgrade a qualche cosa. Ammira il nuovo accampamento nato da quel che hanno lasciato i figli di Ragnar. Adesso non è un granché, ma con un po' di lavoro presto diventerà un centro di commercio e cultura. Al momento possiamo ospitare questi servizi. Fabbro, studio degli occulti.
stalla e voliera Emporio Caserma. Una volta che la forgia del fabbro è operativa, ti consiglio di costruire lo studio degli occulti. L'ho fatto. Idem, può aiutarci con le alleanze nelle città inglesi. Rivolgiti a me se hai altre domande, Randvi. E qui non c'è una ceppa. Qui se dorme. Chi dorme non piglia pesci. Quindi damose. Belle pagnotte di pane che ci stanno. Mi viene fame, mi viene. Allora, vediamo un po'. Andiamo a parlare con questi genti, con questa gente. Parla con i mercanti in visita. Benvenuta! Una nuova cliente! Non ha importanza. In ogni caso parlerete con me. Randvi mi dice che siete dei mercanti. Ah, salute! Sei tu a capo di questo laborioso accampamento? Sì. Veniamo a nome dei Mille Occhi, venditori di merci rare e tesori esotici provenienti dai quattro angoli del mondo. Se ti serve, noi l'abbiamo. Se non l'abbiamo, non ti serve. È il nostro motto. Capisco. E il piccolo è con te? Piccolo? Piccolo? Amica mia, il tuo sguardo posa sul maestro dei mille occhi, capo della nostra gilda, una leggenda, un eroe del popolo e il mercante più ricco a ovest dell'Indo. Stai ammirando Reda! Parla di te? Sì, Eivor Morso di Lupo. È un piacere incontrarti finalmente. Come conosci il mio nome? Come mi conosci? Vedi, i mille occhi hanno anche mille orecchie e le voci corrono rapide. Quindi? E cosa posso fare per te o tu per me? È molto semplice. Per un certo prezzo ti farò accedere a un mercato segreto che unisce le dune d'Egitto alle lande inglesi. Per quale prezzo? Dipende dall'oggetto, ma c'è un dettaglio. In questo mercato si paga sempre... con gli opali. Il colore acceso è molto raro. Più raro di un inglese onesto. Aguzza sempre la vista e cerca questo minerale. Ha un grande valore. E ora guarda, scopri quali merci posso offrirti. Vediamo. Ah, cavalcatura. La fama dei Cavalieri del Leone è dovuta a molte ragioni, ma avere un compagno felino è forse la più memorabile. Vuoi forse imitarlo? No, vabbè. L'agilità di questo ruspante volatile è pari a quella di altri uccelli, ma è piuttosto unica per la sua specie. Ma che roba. Vabbè, insomma, questo non è poi chissà cosa, eh. Posso dire? Cappuccio di Uldufolk. Ascia nanica. L'ascia nanica gli dà l'ascia nanica. Selezione settimanale, quindi sta roba se ne va via. Io voglio il leone, coda di Carlo Magno. Ma quanti ce n'ho io? Oh, ce n'ho 637 di opali io. Potrei prendere il leone, lo figlio. Piccolo mulino, decorazione di insediamento, un progetto per una decorazione dell'insediamento. Che dite? Lo vogliamo? Ma sì. Là. Basta, non voglio altro. No, no, giornaliera, non mi interessa. Eccellente quanto fortunata. Poiché le mie merci vanno a ruba e cambiano ogni giorno. Ora che abbiamo stretto amicizia, anche la gilda dei mille occhi ti sarà amica. Questo cosa significa? Osserva i miei indumenti, la mia sciarpa. Nei tuoi viaggi incontrerai i miei collaboratori, che porteranno vesti delle stesse fogge. Sono la mia gente, i miei occhi. Cercali per avere merci o incarichi. Portali a termine e potrai ottenere una piccola somma. E forse anch'io sarò propenso a ricompensarti. Sembra interessante. Ne sono lieto. Ora, se vuoi scusarci, il mio apprendista penserà alla tenda. Rimarrete per qualche tempo, immagino. Oh, sì, ma non devi ringraziarmi. Per noi è un onore poterci sentire a casa qui. A presto. Ok, missione completata, i mille occhi.
C'era uno qui, vediamo un po', vediamo un po'. Non ci si parla con questo? No. Trova Sigurd, va bene. Allora, dobbiamo parlare con quei due qui. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Ah, interagisci. Ah, mi sa che dobbiamo, sì. La caserma, dobbiamo fare la caserma. Costruisci, vai, damosi. Benissimo, abbiamo anche la caserma. Livello 2 di Ravenstorp. Notorietà aumentata. Siamo una colonia. Ecco, quindi queste sono tutte le cose che tocca fare. Ora potremo reclutare più guerrieri. Potrò radunare l'equipaggio più feroce che si sia mai visto in Inghilterra. Un fiume razza. Parla con Aedis alla caserma dell'insediamento, che sarebbe questa. Ora i guerrieri possono riposare e allenarsi. È un bel rifugio. Quando si spargerà la voce, altri vichinghi di Jomsborg vorranno unirsi a noi. A proposito, alcuni dei tuoi razziatori stanno fremendo all'idea di diventare il tuo secondo. Dovresti sceglierne uno. Il mio secondo. Gli Ott la faccia verde. Se no. Boh, va bene, per me va bene pure questa, cioè, posso dire. Cambia, quindi possiamo mettere questa forse. Qui. Sì. Sì. Ok. Lo scudo mettiamo questo. Questo mettiamo questo di scudo. Che poi mi piace molto di più questo scudo, posso dire. E qui che possiamo mettere? Ascia di Varin. Mettiamogli l'ascia di Varin che ci porta fortuna. Facciamo questo. Qui facciamo questo. E qui facciamo questo. Va bene? Ti piace più così? O più così? Cioè è Eivor praticamente. Vabbè, facciamo così. Così si distingue. Assegna. Sì. Vai. Non lo devo rimettere sto scudo perché è troppo bello. La faccia verde. Cattivo e cazzutissimo. A posto? A posto. Allora, visto che ci siamo, in effetti, io mi voglio rimettere il mio scudo. Ecco, questo qua. Ecco qua. Slot rune vuoto. Lo possiamo potenziare volendo, se no rune. Rune. Allora, possiamo mettere accumulo da fuoco, danni colpi alla testa, probabilità di critico, no? Velocità. Runa dell'attacco. Accumulo di fuoco. Sono sempre stessi. Ma io me lo tengo così. Allora, dobbiamo parlare con questi? No, questa è cosa, Birna, benvenuta nel nido dei corvi. Del cuculo. Sono lieta, raggio di sole. La gente di qui mi sembra un'allegra brigata. Mi sento già a casa. Sei a casa. Prendi confidenza con il posto. Presto dovremo partire. Tra poco. Certo, una bevuta veloce, una rissa tra amici e sarò pronta per le razzie a venire. Ok, questo. Grande Eivor, lascia che mi unisca a te per gloria e bottino. Ah, lo devo reclutare questo. Boh, no. Torna da me quando ti servirà la mia forza. Sì, sì. Mo me lo segno. Dove sono andati gli altri? Allora,
andiamo a parlare con, ecco, con questo. Eivor, devi sentire anche tu. Questo idiota e i suoi amici sono stati tanto stupidi da razziare Ravenstorp. Gli altri sono morti? Qualcuno. Molti sono fuggiti. Non hanno fatto molti danni, ma hanno preso dell'attrezzatura. Devo chiamare Randvi? No, è fin troppo occupata. Ci penserò io. Bene. E così volevi giocare ai vichinghi, piccoletto. Sei pronto ad andare fino in fondo? Da me non saprei niente, carogna danese. Io non parlerò. Sono Norrena. Cosa ti fa credere che io voglia ascoltarti? Potresti ripagarmi con la tua carne. Tranciagli la gamba. Non deve essere un taglionetto. Non serve affilare la lama. No, ti prego, la mia gamba no! È stato Sir Edward a volere le vostre cose. Ci ha pagati lui. Sir Edward? È il conte di Westerna. O meglio, si fa chiamare così. Dice di odiare i vichinghi, voi in particolare. Dove trovo questo Sir Edward, conte di Westerna? Non lo so, io sono nuovo. Dovevamo rubare l'attrezzatura e poi incontrarci alla nave a ovest di Ravensburg. Non so altro. Puoi portarlo da Randvi ora. Forse possiamo barattarlo con un maiale. Io vado a controllare questa nave. Itam, le cose non sono andate come pianificato. Itam! Itam, ma dove sta che non lo vedo? Questo, aspetta. Vediamo. Forse puoi aiutarmi a trovare Itam. Ah. Perché lo stai cercando? Ho portato un carico di merci dall'Irlanda, ma prima devo riuscire a fare attraccare le navi. Azar, vedo che hai incontrato Eivor Morso di Lupo. Ah, così tu sei Eivor. Cercavo anche te. Ti porto un messaggio dall'Irlanda. Non conosco nessuno in Irlanda. È una lettera dal re di Dublino, ma temo di averla persa. Il re di Dublino? E perché dovrebbe scrivere a me? Vuole ampliare i suoi commerci fino all'Inghilterra, ed è per questo che ho portato il mio carico. Azar giunge dall'est, ma ora vive in Irlanda. Ma per questioni di affari, Azar, il tuo re deve rivolgersi a Randvi. Dice di conoscere Eivor. Mi ha chiesto di accompagnarti da lui. Non conosco nessun re, e di certo non partirò per l'Irlanda. Ma prima, Azar, devi costruire un avamposto commerciale. A proposito, dov'è la nave con la merce? Ah, già. Uno sfortunato incidente, e non da poco. Mercanti rivali hanno bloccato il fiume e il mio carico. Un blocco fluviale danneggia Ravenstorp. Sta qui. Sistemerò le cose. Mazza. Come vedi, Eivor è una donna d'azione. Ci vediamo dopo, quando il fiume sarà libero. Ma certo, amico mio. Ti ringrazio, Eivor. Nel frattempo troverò la lettera del re. Continui a dirmi che conosco un re irlandese, ma è solo una favola. Probabilmente quale no. Quale re potrebbe mai inviarmi una lettera dall'Irlanda? Allora, qui dovremmo fare il porto, va bene? Però dobbiamo pensare. Allora, voglio andare un attimo da Itam a vedere se ci sono novità. Consegna i 4 medaglioni dell'ordine. Consegna 6 pagine del codice. Di che ti occupi? Cioè, non c'ho una ceppa. Niente, a posto. Devo andare. Ciao, allora bello. Vado in pace. Sì, vado in pace. E non abbiamo trovato niente di quello che gli serve. Praticamente. Allora, vediamo se possiamo costruire qualche altra cosa. Questo tendone sarebbe. Bello vederti. Non ricordo di cosa ti occupi. Non ricordo, cosa vendete qui? Se hai bisogno di un tatuaggio, vieni pure qui e io te lo farò. Benissimo. Puoi anche portarmi qualsiasi disegno in cui dovessi imbatterti. Ma ovviamente nessuno studio, nessun tatuaggio. Appena riuscirai a costruirne uno, inizieremo a lavorare. Devo Vabbè, andare. Il tatuaggio non è una cosa, aspetta un attimo, non è una cosa proprio essenziale, Però ci servirebbe il cibo. Ci servirebbe il cibo
E il cibo dove sarà? Boh. Qua? No, qua mi sa che sono i cavalli. Sono i cavalli questi? Di che ti occupi? Potresti ricordarmi di cosa ti occupi? Come stalliere e guardiacaccia sarò lieto di aiutarti per questioni che riguardano il cavallo o il tuo corvo. Al momento non posso fare molto. Se tu mi costruissi una stalla potrei avere un negozio. Ok, quindi questa è la stalla. Devo andare, alla prossima. Addio! E non c'è nient'altro però qua. Stalla. Quest'altra tendopoli qui. Ah, mi ricordo, questo qui è l'artista, là, come si chiama, se mi ricordo, però boh, adesso ci serve. Allora, io comincerei dal... da qua, dalla stalla. Facciamogli la stalla, importante. Va. Ok, stalla e voliera. Questa sì che è una vera stalla. Ok, vediamo che c'hai. Forse posso... Allora, fammi vedere. Voglio addestrare la mia cavalcatura. Perché l'addestramento, sì, serviva. Certo. Anche per passare forse in acqua, in fiumi. Boh. Allora, addestrando la tua cavalcatura potrai sbloccare nuove abilità e migliorare la tua esperienza cavallerizza. Ok, quindi... Lezioni di nuoto. Tutte le cavalcature ottengono l'abilità di nuotare. La resistenza di tutte le cavalcature migliora. Incrementa la salute delle cavalcature. Allora, cominciamo da questa. Hai un'eccellente tecnica, Eivor. Ok. Mi costa un botto. Mi costa argento. Vabbè. Facciamole tutte. La base ce l'abbiamo, eh. Dobbiamo fare ancora? Incrementa la velocità di nuoto. Olè. Grazie. Finito? Ho speso tutto, sì. Fammi vedere la tua roba. Posso, vediamo, vedere la merce. Presso quasi tutte le grandi città potrai trovare addestratori di animali da cui potrai acquistare o personalizzare animali. Benissimo. Abbiamo il leone. Il leo. Ma io lo prenderei prima di subito. Anche il lupo. No, vabbè. Cioè, tanta roba. E disponibili sono questi. Sono molto bello. Questo è veramente bellerrimo. Cioè, posso dire, eh? Però io voglio provare adesso. Ti serve qualcos'altro? No. Arrivederglielo. Si è fatto tardi. Si è fatto ci tardi. Vediamo. Ciao bello. Sì, che è una vera stalla. Allora, adesso. Salute, Eivor. Vabbè, facciamo pure questo. Facciamo, aspetta, di qua che c'è? Perché se ci fosse cibo io... No, queste sono le pelli. Vabbè, queste servono sempre. Qui c'è la legna. Forse la legna. Emporio, sì, l'emporio serve. Tocca magna. Posto. L'emporio serve. Poi abbiamo... Qui che cosa abbiamo? La pesca. Capanno dei pescatori. Costruiamo anche questo. Cibo. Ci sta. Ok. Grazie per l'ottimo lavoro, Eivor. Avremo una gran bella pescheria. Sei tu il proprietario? È mio nonno in realtà, ma dice che per imparare a essere responsabili bisogna lavorare. E poi, detto tra noi, sono più portato, sono più socievole, capisci? Chiaro, lieta di avervi qui, tutti e due. Ok, allora io direi che per quanto riguarda l'insediamento per il momento basta così. Dovrò fare delle razzie per conto mio se vogliamo
fare un upgrade completo. Ma nel frattempo missioni, abbiamo accettato un sacco di... Trova Sigurd. Completa 10 contratti, arreda. Ok, va bene. Storia condivisa. Misteriose incursioni nel territorio del Clan del Corvo rilevano nuove minacce e un inatteso alleato da terre lontane. Espandi l'elenco missioni. Vabbè, potenza stimata 51. Il Corvo e il Cuculo. Raggiungi il luogo di ritrovo dei Sassoni nel Granbyshire. Vogliamo fare questa prima? Ma sì. Vediamo, sta qua vicino. Ecco, allora andiamo qua. Là. Vediamo un po'. Hanno fatto i romani. Il collezionista romano dell'insediamento è affascinato dalla storia dell'impero romano. È quello lì che ho detto prima, sì. Porta i manufatti romani che trovi e ti ricompenserà generosamente. Olè. Allora, raggiungi il luogo sulla riva. Ok, che stai per di qua. Quindi non è proprio qui. Non devo essere vista. Ma come? Il cappuccio. Come non devo essere vista? Ma che dici? Se dammi per di qua. Ok. Raggiungi il luogo di ritrovo dei Sassoni sulla riva a sud-est di... Vola su queste terre, amica mia. Sì. Ah, qua. Ok. Damose. Stanno là. Dai, il leone di troppo bello. Anche se non ci azzecca un granché, però vabbè. Il nostro allora. Prigioniero ha detto il vero. La paura rende sinceri. Promemoria per le sentinelle, indossate sempre le uniformi danesi, tenete i vostri oggetti e i vostri abiti ben nascosti, l'accento danese è consigliato, ma non necessario, se serve chiedete suggerimenti a Sigevald, in caso di navi o viandanti in avvicinamento fate rapporto immediatamente ed evitate gli allarmi o le grida di avvertimento, non riprovate a salpare con la nave lunga. Sembra che abbiano compiuto una razzia fingendosi del Clan del Corvo. Mm-hmm. E addossandoci la colpa. I Sassoni devono aver rubato la nave. Hanno aggiunto il nostro vessillo, ma non sanno come montare gli scudi. Mm-hmm. Quindi? E qua? È stato un massacro, non uno scontro. Le ferite sono molto precise e familiari. Mm-hmm. Questa roba è ancora in buono stato. La prenderò per il clan. Ok, esamina il luogo di ritrovo. Questo. Ehi tu! Che è successo qui? Chi li ha uccisi? Non io. È uno scherzo. Ti passerà la voglia di ridere quando risponderai della tua incompetenza al conte Edward. Sono ansiosa di incontrare il vostro conte Edward. Capitano, credo sia una vera vichinga. Getta le armi, danese, e arrenditi. Sono Norrena, e voi morirete per aver disonorato il clan del Corvo. What? Ma vabbè. Ma chi è? Tu sei del clan del Corvo. Il mio nome è Roshan. E abbiamo un nemico in comune. Sir Edward. Il conte di Western è un fantoccio.
manovrato dalla famigerata Alsila. Un degno titolo, data la sua natura infida. Appartiene a un ordine che ricorre all'inganno e alla menzogna per raggiungere i suoi scopi. Intende servirsi del tuo clan. Ho già incontrato simili tessitori di trame. E anche le loro nemesi. Per me, i nemici dei miei nemici sono i miei amici. Lascia che ti conduca là dove potrai vendicarti del conte. Fai strada. Ci fidiamo? Se questa Alsila intende brandire l'onore del mio clan come una lama, finirà per farsi male da sola. Divertiti pure con il conte, ma lasciami Alsila. Dovresti affidare questo compito a chi è più giovane, a chi conosce bene queste terre. Io uccidevo la sua gente quando tu eri ancora una lattante. La morte del conte la stanerà. Al resto penserò io. Quella lama che indossi sul braccio, come l'hai avuta? È stato un dono di mio fratello. Davvero? Lui è... un grande guerriero e viaggiatore che ha scoperto molte cose. E la tua? L'ho riavuta dopo molto tempo. Gli anni senza di essa sono stati durissimi. La tua resistenza è sorprendente per la tua età. E non volevo mancarti di rispetto quando mi sono offerta di uccidere la... La mia lama non è arrugginita, né tantomeno smussata. Compenso la mancanza di forza bruta con la furtività. Anch'io so essere silenziosa se voglio. Forse sei un portento tra i tuoi simili, ragazza. Ma io ho una vita in più di esperienza. Cosa sai del conte Edward? Perché odia tanto il clan del Corvo? Vi incolpa della perdita del suo titolo e della sua proprietà. La terra dove ora sorge Ravenstorp. Attendeva solo la conquista. Giaceva abbandonata e negletta. Dovrebbe prendersela con chi c'era prima. A lui non importa. Odia tutti i vichinghi e collaborerà con chiunque vi possa screditare e allontanare dall'Inghilterra. Vabbè, ma dove siamo? Dove siamo? Ah, 5. No. Sì, 5 metri. Meno male, perché, cioè, voglio dire. Abbiamo fatto anche un po' il giro di Beppe intorno alla reale a un certo punto. Avremo una vista migliore dalla cima di questa torre. Ma non è che mi fido tanto di questa io, eh. Quindi? Ah! Non ci siamo già stati qua. Quello è l'accampamento di Alsila e del conte. Proprio a Ravensburg. La loro arroganza li condannerà. L'oro di Alsila ha provveduto per le difese del forte. Entrare non sarà cosa facile. Sarebbe una dura sfida per molti, ma non per me. Sai cosa si cela tra quelle mura? Se ti descrivessi ciò che ho appreso, potresti vederlo col tuo occhio della mente. So fare di meglio. Sinin! Ok, pensaci tu, Sinin. Ascoltami bene. I sassoni nella cerchia esterna sono meno capaci. E si affidano agli abiti vichinghi per allontanare i curiosi. Non faranno caso a un altro vichingo tra loro. Userò il completo sottratto al corpo del sassone sulla nave. Molto bene. Inoltre, potrai confonderti tra i sassoni impegnati in vari incarichi. E il conte, invece? Lui dov'è? Nel cuore dell'accampamento, dove gioca a fare il capo. Ma in realtà, Alsila lo tiene al laccio come un cane affamato. La morte del conte dovrà fare molto rumore. Alsila non potrà ignorarla. Dunque, un approccio silenzioso con un epilogo fragoroso. È ciò che suggerisci? Credi che la tua mente possa conciliare due idee contrapposte mentre crei questo diversivo necessario? Potrei uccidere il conte in 100 modi diversi mentre compongo una canzone celebrativa. Hai qualche preferenza? All'aperto.
sotto quell'albero. Avvicinati di soppiatto, poi uccidilo davanti ai suoi uomini. A quel punto il ragno uscirà. Neanche gli dèi potranno ignorare il clamore che farò. Bene, ora ti metterai gli abiti sottratti all'impostore sassone per confonderti meglio con gli altri. Indossa il travestimento sassone, scegli un altro completo. Mi travesto, vediamo un po'. Ok, Damose, ciccia, Damose. Allora, assassina il conte. Il conte sta tenendo un discorso sotto l'albero più grande di Ravensburg. L'eventualità assassino creerà il giusto diversivo per stanare al Silà. E Damose, vabbè. Mi aiuterà nel mio inganno. Sì. Quindi posso entrare? L'assassino avrà l'impatto maggiore. L'uniforme dell'impostore sarà utile per introdursi a Ravensburg. Ok, quindi vado così, giusto? Vado così? Nessuno mi dice niente, no? Devo essere paziente, non sospetteranno di me. Ovvio. No, piano piano, tranquilli. No. Oh, mimetizzati. Allora, facciamo un po' di cose, che ne so, no? Giusto? No, non ho capito perché si sono messi subito in allarme quando io, boh, posso dire? Scusate, Vabbè, ho capito, però... Tu, fatti vedere! Fatti vedere di che? Sono uno di voi, ma... Non ho capito, cioè, mi sono mimetizzata. A sto punto era meglio che... facevo così. Scusate, Non serve a niente qui mimetizzarsi, proprio a niente. Sono subito sospettosi. Sono giusti. Ma hanno perso? No, no, datevi. Non ci sono. Ben aperti, non ti preoccupare. Devo tenere gli occhi aperti. Nessuna traccia. Dio mi dà forza. È la tua fine. Hai definito? De rompe? Non vedo né sento niente. Ah, ma c'è proprio. C'è proprio. Porca miseria, c'è proprio. Olè. Pure questi sono sistemati. Saremo ricchi come dei re. Ci crederò solo quando avrò le monete. Speravi di uccidermi, Beh, non ho capito come funziona sta cosa. Comunque, vabbè, lo capirò.
Cioè. Allora, vediamo un po'. Noi siamo passati l'altra. Beh, possiamo passare anche da qui, penso. No. Dobbiamo andare più avanti, allora. Ah, aspetta. Allora, qui c'è uno che... Due, in realtà. Devo passare da qua io. Somiglia a Birna questa. Hanno rubato la sua terra, credo. Chi se ne importa, basta che ci paghi. Olè. E da qua dove vado? Non mi attaccherò mai là. Dovrei scendere giù. Infatti. Facciamo così, va. Ok. Attenzione. Olè. Fuori tutti. Ah, questo è tosto. Tosto questo pure, eh. Scusi, volevo colpire lui. Ecco. Attenzione. Eh no, Eivor, non te fa fregà però, ciccia, su. Dai. Ma chi è sto cretino? Guardalo. Ok. Ferme senza dire. Questa zona è pericolosa. Devo fare più attenzione. Attenzione, Eivor. Allora, aspetta. Dai, quasi morto. Morto. Questi si rimaniamo a colazione. Ole. Chi manca? Il frecciarolo dove sta? Sopra. No, sotto. Ole. Morto pure lui. Allora, siamo arrivati a dove dovevamo arrivare praticamente. Ma però ci dobbiamo avvicinare come? Di soppiatto di là? Con le ricchezze ottenute da queste razze. Sfida no. Di Oshan prevede che io lo colpisca alle spalle. Non dobbiamo svelare il nostro piano finché non sarà finalmente compiuto. Vado. L'oro e la... Se questa impresa avrà successo, e lo avrà, tutti penseranno che siamo davvero dei vichinghi. Dobbiamo adottare la mentalità di quei rozzi ladri e tagliagole. Li saccheggeremo come loro hanno saccheggiato noi.
Non è sufficiente avere l'aspetto dei vichinghi. Dobbiamo anche pensare come loro. È morto. Volete essere dei vichinghi? Siete pronti a morire da vichinghi? Mm-hmm. Io lo sono. Il conte è morto. I vichinghi stanno attaccando. Sono scappati tutti, andiamo bene. Una banda di bambacioni. Sia lode ad Allah. Quell'animale mi ha presa in ostaggio. In che senso? Avvicinati e lascia che io ammiri il tuo volto, mia salvatrice. Che maledetta. Ah, è un'assassina. È finita. Roshan. Per Freya, essere così letali dopo tanti inverni. Tris, perché è un'assassina. Fa parte dell'ordine degli assassini. È stata una vista gloriosa, anziana saggia. È stato come se El, regina degli inferi, fosse discesa da quell'albero. Credo di averla sentita nelle ossa. E non è stato piacevole. Stai... bene? Oh, sto bene. Anche se pagherò quella gloria. Bene. Ora che il tuo fato è compiuto, prenderai la via della pace? Al-Sila era solo un ostacolo in un lungo cammino. Questo è il vero premio di oggi. L'ho recuperata dopo aver sistemato quella strega. Che cos'è? Il futuro. Un seme da piantare a Gerusalemme. E così le norne non hanno finito con te. C'è forse una fine? E tu? Sei soddisfatta di avere avuto la tua vendetta? La mia più grande soddisfazione è sapere che l'onore del clan del Corvo è salvo. Così come la mia gente. E così sarà sempre, finché sarai la loro guida. Addio, Eivor Morso di Lupo, del clan del Corvo. Bell'incontro. Con Roshan, il Corvo e il Cuculo. Missione completata. Benissimo. Mi chiedo se saprò mai altro della sua storia. Ma cappuccio del mentore, calzoni del mentore, maschera del mentore, oh, parabraccia del mentore. Vediamo un po' che abbiamo preso, che abbiamo preso. Inventario, inventario. Maschera del mentore, però è più scrausa di quello che ci abbiamo noi. Questo mi fa morire. Dunque, maschera del mentore. Eccezionale, però. Però è meglio il nostro. Vediamo. Parabraccia del mentore. E noi abbiamo questi. Beh, proviamo un attimo. Calzoni del mentore. Cappuccio del mentore. Noi abbiamo questo. Tutto più scrauso però, eh. Posso dire, perché ci danno queste cose che sono... Completo del clan del corvo. Ah, beh, perché sì, giustamente. Veste del mentore di Alamut. Beh, però è bello, cazzarola. Ammazzate. Noi c'avamo questo. Molto bello. Incrementa armatura quando è in uso. Potremmo metterci le rune. Inserita nel busto di Carolinio. Danni furtivi. Vabbè. Poi ci penso io un attimo. Mo me la tengo perché è veramente figherrima questa armatura. Madonna, ma cos'è? Bellerrima, ammazzo te. Allora,
Mondo, mondo, mondo. Io direi che ce ne possiamo tornare. Allora, qui togliamo il punto, perché sennò ci confondiamo le idee, che già so poche e confuse. Torniamo al nostro insediamento. Ma che bella! Mi piace un casino. Dopo ci metto le rune, la sistemo un po'. Magari stiamo giocando a normale, voglio dire. Non penso che sia impossibile tenersi questa armatura. Tutti i nemici hanno un indicatore, sì. Ok. Mazzo, Deo. Mi piace un casino, mi piace veramente un casino. Ciao bello, che te guardi, oh. Allora, io direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Io adesso sistemerò un po' l'armatura, metterò un po' di rune, eccetera. E niente, proseguiremo da qui. Io non so che missioni ci facciamo la prossima volta, se andiamo a raggiungere Sigurd qui, i figli dei Ragnar. Esatto, oppure Eivor scopre un inaspettato legame con l'Irlanda, luogo di graziose radure, canzoni gaeliche, regni divisi e antichi rituali pagani. Commercia con l'Irlanda. Vai al blocco navale. Capito? Vabbè, queste me le faccio per conto mio, queste sono ancora impossibili. Ma io sinceramente andrei da Sigurd, cioè, a fare le cose, cioè facciamo le cose per gradi. Quindi un saluto a tutti da me e dalla figherrima Eivor con questa nuova armatura, veramente bellerrima dopo questa missione che abbiamo fatto. E un saluto a tutti, ci sentiamo al prossimo episodio.